La mia creatività espressiva si basa su una continua ricerca di emozioni e incontri, in fusione con la pittura. Questa fonderia è legata al mio passato, come il marrone, simbolo di radici, o l'X numero romano che uso in alcuni dei miei dipinti per visualizzare i decenni trascorsi. Finestra è un titolo che ho usato in un'esposizione per il bisogno di aprire un'altra finestra, per dare spazio a nuovi orizzonti creativi nel rapporto continuo con il mio passato. Perché ci sono momenti in cui senti il bisogno di fermarti, guardando al futuro. Lasciando il passato senza però dimenticare. Il grigio è uno dei colori che uso principalmente in questi momenti di riflessione. Amo il grigio in tutte le sue sfumature, preferibilmente le tonalità calde. Servono tanto questi spazi di tranquillità, perché è ciò che l'anima cerca. E spesso è la natura a regalarmi questi spazi. Il rosso, invece, simbolo del flusso della vita, è il colore che mi dà tanta energia. Sento l'importanza di usarlo nei momenti di forte emotività espressiva. È un colore imponente, con una grande forza di attrazione, quasi invadente. In alcuni dei miei dipinti uso il rosso di solito in una forma cubica, usando dei titoli come blocco rosso, perché dà una sensazione di stabilità, in un mondo in continuo movimento. La pittura per me è come un viaggio. Ogni viaggio ha un itinerario, ma alle volte si incontrano degli ostacoli. Bisogna saperli oltrepassare. Come durante il processo di pittura, improvvisando nei momenti in cui credi che un dipinto non sia riuscito come ti avevi prefisso. Importante è continuare e arrivare, perché l'arte, come la vita, può essere diversa da ciò che ti aspetti.